Luca, la prima vittoria per Mauro Sant'Ambrogio, ma sicuramente a coronamento di una giornata in cui nulla è stato affidato al caso alla tua squadra. Sai, questa per noi era una corsa perché corriamo davanti ai nostri tifosi, siamo di San Baronto e la squadra è questa, vive qui, e poi abbiamo il nostro sponsor Neri che da 10 anni che ci segue, non ci abbandona mai, e queste sono le soddisfazioni che bisogna dare a uno sponsor così. Mi piace la squadra che ha corso bene, ha interpretato bene, e sono contento di Di Luca che si sta ambientando a quello che io esigo, che lui nel gruppo della squadra. Non mi aspettavo che fosse andasse già benino così, ma le prime corse credo che sia normale che un corridore con l'adrenalina, con la voglia, con la rabbia, è normale che vada forte. Vediamo più avanti come andrà, avrà bisogno ancora di correre. È entrato nel gruppo, ha vinto Sant'Ambrogio, che meno male perché era l'ora che si sbloccasse. Occhio a questo Sant'Ambrogio che sono convinto che al Giro d'Italia potrà fare, noi siamo una squadra sorpresa e come piace alla gente, al nostro pubblico, e inventeremo qualcosa perché la fantasia nel ciclismo credo che sia una delle cose più importanti, e chi vuole vincere il Giro, noi non lo vinceremo di sicuramente, non saremo neanche in classifica, ma chi può vincere il Giro deve guardare bene noi stretti, come disse una volta alla presentazione a Tirreno Adriatico Basso, disse, la squadra di Scinto è sempre imprevedibile, bisogna sempre dargli un'occhiata. Luca, però restando alla gara di oggi, un finale rocambolesco di cui tu sei stato testimone oculare, in fuga erano appunto Sant'Ambrogio e il tuo ex Sinkiewicz, cos'è successo? Puoi raccontarlo? Ma io ho fatto una cosa, ho anticipato la corsa rischiando anche di non fare degli interventi ai corridori, ma volevo parlare con Sant'Ambrogio perché volevo che partisse questa volta dopo il cartello di 200 metri, non prima, e mentre ero lì fermo ho visto la caduta in diretta e sono molto sportivo, io ho detto alle a tutta che è in terra. Purtroppo il ciclismo è fatto anche di queste cose, quindi nel calcio aspettano e quando uno è in terra, nel ciclismo invece si va, questa è la bellezza di questo sport, oggi a te, domani a me.